Luca Pistone es italiano por nacimiento, periodista y fotógrafo por pasión, con trayectoria de una década en zonas de conflicto por convicción. Desde 2013 es colaborador itinerante de Notimex y acerca escenas de vida desde puntos remotos, sujetos a las secuelas de conflictos añejos y que no siempre están en el ojo mediático. Il mio primo grande viaggio è stato in America Latina e ebbi la possibilità di noleggiare una macchina e attraversare diversi paesi, partendo dal Perù, Cile, Argentina, Brasile, Bolivia. Feci un grandissimo viaggio che segnò particolarmente la mia vita e avevo con me una macchina fotografica e chiaramente iniziai a fare foto e video. E da lì capii che quella poteva essere la mia strada. E poi fortunatamente così è stato. Il mismo cammino lo ha llevado por Asia, África, Europa e Medio Oriente, in una carriera donde es necesaria, antes que nada, la pasión. Per Notimex ho avuto appunto la possibilità di viaggiare in molti paesi africani, soprattutto, come ad esempio il Congo, la Repubblica Centrafricana, dove nel primo il Congo da più di 40 anni va avanti una guerra civile con interessi purtroppo spesso e volentieri di potenze economiche straniere che in combutta con terroristi locali, gruppi ribelli locali, eccetera, per impossessarsi di risorse naturali. Il Congo sappiamo che è ricco di diamanti, ad esempio, diamanti, di oro. Si bien todas las zonas de conflicto son difíciles, lo más fuerte ocurre antes de la salida, es decir, la organización del viaje, que es fundamental, sobre todo en términos de seguridad, aunque con las redes sociales es posible intercambiar opiniones con colegas y conseguir contactos. Ogni giornalista di esteri, soprattutto in zone di conflitto e di crisi, lavora con un fixer. Fixer è una figura fondamentale nel giornalismo di guerra, cioè colui che è del posto e del luogo, parla la lingua, quindi, e ha dei contatti che ti permettono appunto di fare il tuo lavoro. Quindi prima di partire si contatta solitamente un fixer, gli si spiega cosa si vuole fare, su cosa si vuole lavorare e questa persona, che chiaramente deve essere una persona fidata, ti dà delle dritte, ti dice quello che si può e non può fare. Aunque siempre se busca minimizar los riesgos viajando con compañeros periodistas y con equipo de protección, surgen imprevistos como ocurrió a Luca en Marawi, una ciudad de Mindanao, por un error del ejército filipino. Ha fatto correre dei rischi a me e ai miei colleghi facendoci attraversare un ponte senza alcun tipo di protezione. Era un ponte però dove c'erano cecchini, appunto dell'ISIS, che sparavano e ci hanno cominciato a sparare. Fortunatamente non ci hanno colpito, però posso dire veramente proiettili a distanza di, adesso non so bene quanto, 10-20 centimetri. Classica cosa quando senti il proiettile che ti passa vicino. Una gran bella paura, però chiaramente fa parte del mestiere. Cada paese è una esperienza e con la passione a sua professione, Luca identifica también los riesgos, por lo que no basta un distintivo de prensa en el casco o chaleco. Sono molto cambiate. Se sei un giornalista, sei chiaramente anche una merce di scambio. Ti rapiscono per soldi, oppure semplicemente per uccidendoti, comunque ferendoti, quel che è. Un gruppo, che può essere un gruppo terroristico, quant'altro, può assumere anche una certa notorietà, facendo fuori un occidentale soprattutto. In questo caso parlo specialmente del Medio Oriente, ma anche molti altri paesi africani. Un cambio adicionale nell'esercizio periodistico si registra con la incursione delle redes sociales. Molto più facile far circolare informazioni, per informazioni intendo sia testi, foto, video e quant'altro. Una cosa che ho potuto notare comunque per quanto riguarda, lavoro molto con immagini, quindi per quanto riguarda le immagini forse c'è stato negli ultimi anni un calo della qualità, nel senso che molti pensano che sia sufficiente magari utilizzare un telefonino per fare dei video o stesso delle foto. Per fare questo lavoro è necessaria la passione innanzitutto. Tanta. Si perde molto a livello umano perché comunque passi buona parte dell'anno all'estero,
in posti che non sono molto, diciamo, confortevoli. Sei lontano dalla famiglia, sei lontano dai tuoi cari, dalla moglie, fidanzata, quel che è. Si perde molto da quel punto di vista, però allo stesso tempo acquisisci anche molto. Sono esperienze di vita che ti cambiano radicalmente.